Ho voglia di andare a dormire nell'hotel peggiore di Milano. Ovviamente non da solo, ma con Dadda. Quando dico il peggiore intendo veramente quello peggio recensito in assoluto. L'unico problema è che il check-in è disponibile fino alle 20. Dovrò andare da solo perché Dadda non mi può accompagnare. Il fatto di essere senza Dadda sinceramente un po' mi spaventa. Sinceramente avrei preferito fare il check-in assieme a lui, anche perché l'hotel si trova in una delle zone più, tra virgolette, pericolose di Milano. Però pazienza, mi faccio forza e vado da solo. Speriamo vada tutto bene, anche se con questi occhiali sembro un pirla, ma facciamo finta di nulla. L'hotel si trova a soli 10 minuti da casa mia, quindi ci metteremo anche poco. Dovrei essere quasi arrivato, mancano 50 metri. Dov'è? Ah, è questo, non ci credo. E qua, oddio, l'entrata non promette bene l'entrata. Vediamo dove parcheggiare e poi andiamo a fare questo check-in. Entro ufficialmente in missione. Vediamo come si azionano questi occhiali. Teoricamente devo tenere leggermente premuto questo tastino e dovrebbero incominciare a filmare. Ok, il filmato dovrebbe essere partito. L'hotel si trova in fondo a questa strada sulla sinistra. Buona fortuna a me. Salve, io ho una prenotazione a nome Dose Riccardo per questa notte, sono venuto a fare adesso il check-in perché dopo non riuscivo. Il bagno economico vuol dire che il bagno guarda la camera e viene condiviso? Sì, va bene. Domani mattina c'è la possibilità di fare la colazione? No, solo prenotamento abbiamo. Ah, ok. Allora, tutto sommato è andata bene. Non riesco a capire per quale motivo non mi abbia lasciato le chiavi. Noi abbiamo la camera numero 21, ma ha detto intanto me le tengo io. Quindi in pratica mi ha fatto venire qui solamente per fare il check-in, per registrare i nomi. Altrimenti il sito, il sistema si blocca dopo le 20. Non ho mai sentito una cosa del genere. Devo dire però che se l'entrata esterna mi ha colpito negativamente, all'interno pensavo peggio. Tutto sommato non sembra così male. Ricordiamoci che comunque è un hotel da una stella. Però ovviamente mi sono un attimo soffermato sui dettagli e molte cose si vede che vengono trascurate. Ma non giudichiamo un libro dalla copertina. Aspettiamo di vedere questa sera, quando andrò a prendere Dadda, come sarà la camera, la nostra stanza dove dormiremo, e dopodiché trarremo le nostre conclusioni. Sicuramente il ragazzo che mi ha fatto fare il check-in è stato gentilissimo, quindi sotto questo punto di vista non ho nulla da dire. Ci vediamo dopo, quando andrò a prendere il braccio più tamarro della Lombardia. Inizia ufficialmente la missione. Adesso uscirò di casa, andrò a prendere Dadda e poi ci recheremo immediatamente all'hotel. Questo è il piano. È l'ultima volta che mi vedrai. Non vedo l'ora di comunicare a Dadda che non avremo nemmeno il bagno in camera. Sono troppo curioso di vedere la sua reazione. Vabbè dai, avremo un bagno in comune, chi se ne frega. Soprattutto in piena pandemia è perfetto, direi. Sentiamo Dadda come sta e se è preso male o preso bene da questa situazione. Pronto? Dadda? Sto arrivando. No, io non vengo da nessuna parte. Sei pronto? No. Preferisci i posti abbandonati o i posti di merda? Posti abbandonati, sto. Non c'hai proprio voglia. No, no, perché tu sì. Non lo so, sono curioso di vedere cosa ci aspetta, sinceramente. Sì, cosa ci aspetta. Dai, Dadda, 10 minuti e sono lì. Va bene, ok. Preparati. Ciao. Dadda è scazzatissimo, non vuole assolutamente venire giustamente in questo posto. Dadda, scendi. Non sto scherzando, questa volta sono serio, perché potrebbe essere l'ultima notte della nostra vita. Ho bisogno del tuo braccio tamarro. Vediamo cosa mi risponde. Io sono sicuro che stasera più che mai vorrai dormire abbracciato a me. Mi stringerai anche forte. Guarda, questa è l'ultima cosa che farei nella vita, te lo giuro. Sbrigati. Ovviamente accoglierò Dadda con questi occhiali. Vediamo se si accorge. Farò partire anche la registrazione, così avremo due inquadrature diverse. Perché sei vestito elegante? Ma sono in tuta. Cos'è questa montatura qua? Oh, dove l'hai, quando l'hai presa? Sono i miei occhiali nuovi. Neanche Giampiero Mughini ha quegli occhiali là. Cosa sono? Gli occhiali con la videocamera. Come con la videocamera? Te lo giuro, sto filmando. Come stai filmando?
Ma tu ci vedi? Ho messo le lenti sotto. Come gli occhiali? Ah, perché non puoi attaccarti la cosa qua? No, questo qua serve solo per la parte della reception. Cosa sei, un agente dell'FBI, della CIA? Gli occhiali che riprendono. Ma tu sei scemo. Il braccio più elegante e raffinato della Lombardia. Che ti è venuta questa idea malsana in mente? Io posso passare il sabato sera, una volta andavamo in discoteca a ballare, ubriacarci. E invece adesso andremo nell'hotel peggiore di Milano. Che zona è? Si trova in una delle zone più pericolose di Milano. Comunque si trova... Zia boia. Sparatorie là ci sono. E già tanto se riusciamo ad arrivare in hotel. L'entrata non promette nulla, per nulla bene. Proprio zero. Dentro invece sinceramente un po' più alto rispetto alle aspettative. La reception. Ah ok. Cioè nel senso, secondo me è un finto curato. Ah ok. Nel senso che sono stato lì a vedere un po' i dettagli e tutto quanto, e ci sono molte cose trascurate, cioè, le camere le hai viste? No, le camere non le ho viste. Neanche su Google? Le ho viste solo in foto. Non te le faccio vedere. E le scopriremo direttamente là. Magari questi hanno avuto la sfortuna di beccare una camera diversa dalla nostra. Chi questi? No, dico questi che hanno fatto, che hanno messo le recensioni su Google. Chi è che ha il coraggio di fare le recensioni su un hotel da una stella? È palese che ti trovi. Non è detto, perché in realtà ho trovato tanti hotel o anche tanti motel con una stella che erano recensiti bene. Non è detto che per forza un hotel con una stella deve essere proprio una merda. Una persona si può aspettare a cosa va incontro, però molti hotel da una stella erano recensiti bene, avevano anche 4 stelle, perché ovviamente dicevano il rapporto qualità-prezzo è alto, invece queste erano proprio 1,5 su 5 su TripAdvisor. Poi ho una brutta notizia da darti. Cioè? Tu dici, come fa ad esserci una brutta notizia se... Non c'è il riscaldamento, sicuro? No, non è quella, peggio. Cosa? Cos'è che non c'è? Il bagno? Cioè? C'è il bagno comune? Tu sei un coglione di merda. Come c'è il bagno comune? Oggi quando sono andato lì mi fa la stanza ha il bagno in comune. E gli ho detto va bene. Con chi ce l'ho il bagno in comune? Non lo so. Con chi alloggia lì? L'hai mai provata questa cosa? È una cosa da provare nella vita prima o poi. Ma nel senso c'è un bagno in mezzo a due stanze o c'è un bagno per tutto l'hotel? Un bagno per tutte le stanze che hanno il bagno in comune. Io piscio fuori prima di entrare e non vado in bagno. Non vedevo l'ora di vedere la tua reazione quando te l'avrei comunicato. Ho pagato 80 euro per due. Com'è possibile? Un hotel da una stanza. Com'è possibile? Non lo so, 80 euro. Secondo me è anche per questo motivo che gli mettono le recensioni negative, perché non puoi far pagare una stanza per due persone 80 euro con il bagno in comune. Spero non mi scappi la cacca. Lì è un problema. No, lì corro un po' no, fuori. Tu testi la doccia, non me ne frega un cazzo. Sì, bravo. Ci siamo quasi, siamo veramente vicini. Beh, è la mi stai facendo venire ansia, cazzo. Vabbè, adesso non è che è il posto peggiore del mondo. Allora. Quella strada lì sulla destra, vedi dove c'è scritto hotel, è già quello. Questo qua? Sì, questo qua davanti a noi. Adesso passiamo davanti, così vediamo direttamente la tua reaction all'entrata. Andiamo un po' più avanti, poi parcheggiamo. Che cazzo è? Sembra quello che cambi i soldi. Come si chiama? Guarda, sta già suonando qua. Vai. Ma vaffanculo, vai, cretina! Quindi come ti sembra? Bene, l'entrata è bene. Bene l'entrata, eh? Mamma, ti voglio bene. Ciao, un bacio, un abbraccio. In bocca al lupo, Daniel. Ciao. E noi abbiamo già fatto il check-in oggi pomeriggio, la stanza 21. Terzo piano? Grazie. Siamo dentro. Che puzza. No, c'è una puzza imbarazzante. Ma va a cosa? Sinceramente, Dada. Sembra una scuola. Come una scuola? Cos'è? Ma come fa a esserci così tanta gente? Secondo me fanno i festini qua, eh. Più sali, più c'è puzza. Però siamo all'ultimo piano. Harry, è pollo. Qua sta da pollo. Forse è il piano proteico questo. A te l'onore. Dov'è il bagno? Cazzo, è vero. Ah, toilette. Yeah. Toilette è la stanza 00. Dal video sembra anche carino. Sì. Sì, un cazzo, sì. Non va. Dai, come non va? Riccardo. Ci siamo. Wow! Ma che cazzo? Ma dove cazzo siamo? Ma cos'è quello? Questo è per lavarci i denti. Ma non ci credo.
Non ci credo. È bellissimo. Sai, o peggio, sai qual è il problema? Che c'è proprio cattivo odore, dad. Che cos'è sto odore? Di chiuso. Non pensavo ci fosse la TV. C'è anche la TV. Ci hanno messo anche gli asciugamani. Sì. Vediamo la vista. C'è la vetro spaccato. No. Sì, ci cade in testa se lo apro. Come ci cade in testa? Guarda, è spaccato. È spaccato, è fessurato il vetro. Andiamo sulla strada? Dove siamo? Ah sì. Proprio sulla strada, bellissimo. Adesso analizzeremo per bene ogni singolo dettaglio della stanza. Quella cosa lì mi fa morire, perché se noi ci mettiamo così sembriamo veramente lì. Guarda, è vero, bellissimo. Sembra un green screen fatto male. Allora, partiamo dalla porta. La porta è questa. C'è un condizionatore, quindi bene, nel caso qualcuno venisse qui in estate. Il problema è che è veramente una porta poco sicura. Cioè, si apre come niente questa porta. Inoltre, qualcuno ha cercato di sfondarla con un calcio. Si vede palesemente qui. Non so per quale motivo, ma qualcuno ha cercato di sfondarla. Poi c'è questo, che è il telefono per chiamare la reception, che è tutto scocciato. Guarda questo. Madonna, è sporchissimo poi. È lurido. Altra cosa, questo banchetto. Vabbè, cosa c'è da dire su sto banchetto? Io stavo cercando il telecomando. Vuoi vedere se si accende la TV? Cioè, c'è la TV ma non c'è il telecomando. No. Una delle cose più belle, una delle peculiarità di questa stanza è questo micro lavandino. Guardate la mia mano e io ho la mano piccola. Guardate quanto è grande. Da qua domani mattina tu ti fai il bidet. Poi, luci funzionano? Le luci funzionano, perfetto. Altro punto positivo è il calorifero acceso, quindi essendo inverno è comunque un punto a favore di questa stanza. E come potete vedere la vernice è tutta lurida, sporca. Ma sulle pareti effetto Venezia. Ah, l'effetto, questo è? Penso. Sei sicuro? A me sembrano ditate, impronte. No, guarda là, dada, ci sono schizzi di cose. Madonna. Non l'avevo visto lì. Viene via per bene lì, eh? Vabbè, dada, non è che si può chiedere troppo. Lo specchio è integro, qua dietro ci sono due asciugamani e anche qui ci hanno posizionato due asciugamani. Ispezione, signor Barbieri, vediamo se c'è il topper su questo letto. Allora, questa mi sembra pulita. Sì. Abbastanza pulita. Guarda il materasso sotto. Beh, non male, dai, non male, pensavo peggio. Qui invece? Oh, le coperte sono pulite, dada. Ci sono un po' di peletti qua. Un po' di peletti, vabbè. Sì, questo è un pelo pubico. Vabbè, un pelo di qualcuno. Sotto, vediamo com'è sotto. Ma dai, il materasso è messo bene, come quello di dadda più o meno. Vediamo la pulizia sotto al letto. C'è un po' di roba in giro qua sotto. C'è un po' di sporco, non so che cazzo sia sta roba. Mi sta venendo a vomitare adesso. Vediamo qua. Anche qua, bello sporchino, dai. È giusto così, cazzo. Questo mi fa sboccare, non so cosa sia. Non voglio nemmeno saperlo. Dadda, è arrivato il momento di andare a testare il bagno. Cosa vuol dire testare? Andiamo a vedere com'è. Vuoi prendere lo spazzolino così ti lavi direttamente i denti? Sì, ma uso la mia acqua. La tua? Non vuoi usare quel lavandino lì? Sei scemo. Ma se apri l'acqua va tutto fuori, guarda. Sì, è vero. Sto già quasi uscendo praticamente. Andiamo a vedere il bagno com'è adesso. Non esce però. Guardate, raga. Vabbè, comunque sfondato anche questo. Toilette avanti. Wow. Ah, ce la do. Tu testi questa anche. Fare in culo. Allora, la finestra è aperta, quindi non c'è cattivo odore, almeno qua. Il bagno com'è? Dai, tutto sommato non è malissimo. Qua c'è la carta igienica usata da qualcuno. Che schifo. No, che schifo. Dada, c'è la carta igienica usata lì. Te lo giuro, è più sporca la stanza che il bagno, sinceramente. Voglio vedere come ti lavi i denti con l'acqua della bottiglia. Che esperienza mistica, ragazzi. La doccia devo dire che è pulita. O l'hanno appena pulita? Pensavo peggio, dalle foto sembrava peggio, forse l'hanno addirittura cambiata. Anche qui le porte lasciano abbastanza desiderare. Non so perché le porte sono così rotte, madonna. Sono tutte spaccate le porte. Faccio questa cosa per voi, ragazzi. Alzerò questo e vediamo com'è. Lo alzo con la chiave. Ma è tutto scassato. Tutto scassato anche questo, guardate. Vediamo. Un bello stronzo c'è stato qui. Mi sta venendo a sboccare. Adesso, siccome vogliamo anche testare i servizi di questo hotel, siccome non abbiamo, cioè abbiamo una televisione, ma non abbiamo il telecomando, andrò giù e vedremo che cosa mi risponderà il ragazzo di prima. Salve. Non abbiamo il telecomando e la TV. Sì. Vabbè, lo lascio qua, lo prendo quando arriviamo. Grazie. Stiamo rientrando. Perché è aperta sto stanza? C'è una stanza aperta. Che ansia, madonna. Anche questa qua è aperta.
test del telecomando, vediamo se va la TV. Ah, si è accesa. Attenzione. Vediamo il 6, tipo, Italia 1. Funziona. Oh, sono almeno questo. La serata è perfetta. Hotel peggiore di Milano e Griffin. Test del materasso. Questo non è male, eh. Questo è comodo. Vedi che bel sonno confortevole. Madonna, questo è un tronco. Sentiamo questo? No. È senza molle sto letto, sembra quasi. Questo è durissimo. Però se fai così sei al mare. Se ti metti così sei al mare. Dobbiamo abbracciarti? Sì. Non vedo l'ora di mettermi sotto le coperte. Piene di germi. A parte gli scherzi, si sta bene. Pensavo peggio il materasso. Un po' di luridume generale, ma per il resto si sta comodi. Ragazzi, noi adesso andiamo effettivamente a dormire. Testeremo la nottata all'interno di questo posto. Domani mattina ci svegliamo e facciamo le ultime considerazioni. Il letto è durissimo, non si può così. Però... Il letto di Dada è durissimo. Io invece con questo letto singolo, ancora. Vengo a dormire con te. Ma stai zitto. Sì, sì. Buonanotte, Daniel. Buonanotte. Sogni d'oro. Buonanotte. In che posto siamo finiti, Daniel? Trova un amico che ti porti in questi posti. Guarda, se non fai l'hotel migliore e mi butti in una jacuzzi idromassaggio, guarda. Ma stai zitto, cretino. Mettiti a pancia in giù. Non ce le ho. Sei un trattore tu. Ci alziamo? Sì. Buongiorno. Buongiorno Luca. Buongiorno Daniel. Fammi vedere la vista. Guardate la vista con la luce, ragazzi. Il problema principale di stanotte è stato il rumore delle macchine e il freddo. Perché questa finestra qua non si chiude, cazzo. Cioè, si chiude fino a qui, però rimane aperto, vedete. È stato questo il problema principale. Andiamo in bagno anche questa mattina. Comunque ci sono delle famiglie che alloggiano qua. Non so per quale motivo. Buonissimo odore di piscio. Vediamo la vista stamattina com'è. Bello. Questo fa parte dell'hotel, raga. Ci sono dei tavolini e in parte tutta l'immondizia. Ottimo. Stai cercando ispirazione? C'ho un mal di schiena. Considerazioni sulla notte, Dadda? Una merda. Perché? Cosa perché? Perché? Perché io non dormi più cazzo. Poi alle 5 non si sa chi ce ne so. Alle 5 però non sono riuscito a filmarlo. È arrivata una tipa, era? Ma non di più. Sì, c'era un gruppo di persone, ma c'era una tipa con dei tacchi che sbatteva fortissimo. Tipo, non so per quale motivo, probabilmente era ubriaca, erano le 5 e mezza del mattino. Per il resto io avrò dormito 2-3 ore, penso. Possiamo andare via? Sì, possiamo andare. Tra poco daremo le votazioni, quando scendiamo, attenzione. Stiamo uscendo, ufficialmente. Ti lasciamo le chiavi. Fatti la bocca secca dentro. L'umidità. Andiamo a berci un mojito, va. Come siamo, occhiaie? Abbassa gli occhiali. Io non ho mai le occhiaie. Stai a fare che gonfio, sembri un panda, sembri. Ragazzi, dopo questa nottata da incubo, considerazioni finali. Voto intanto della struttura da 1 a 5. In che senso da 1 a 5? Secondo te che voto daresti? Che no, da 1 a 10? No, il senso delle misure da 1 a 5. Eh no, perché di solito quando vai a votare tipo sul TripAdvisor così. Ah, è da 1 a 5. Da 1 a 5. È 1. 1? Sì, o posso dare 1, anche 1, 1. Allora, cosa me lo chiedi? Sto per sapere. Io invece do 1,5. Ma vaffanculo. E spiegami il mezzo 5. Perché poteva esserci peggio. Peggio avremmo dato 0. No, 0 non si può dare. Come no? Tu 1 perché sei un po' più viziato. No, sì, io proprio, guarda. Io invece 1,5. Per la struttura. Per il resto, gentilezza del questo qua era. Questo è ancora quello di ieri sera. Sì. Si prende qualcosa e non è possibile. Ieri sera, quando siamo andati a chiedere il telecomando, no, c'era una persona in reception che era lo stesso di adesso. Ma che è lo stesso anche quando hai fatto il check-in? No, non è lo stesso. Ma meno male. Quello, vabbè, quante ore deve stare sveglio? Non lo so. Beh, già ieri sera che ci sia adesso è tantissimo. Sono più di 12 ore. Non lo so, non so come facciano a stare svegli bravi così loro. Tanto. Bravi loro. Per il resto, ragazzi, ovviamente non ci aspettavamo nulla di che, essendo un hotel una stella. Però, come ho detto all'inizio video, ci sono hotel da una stella che sono più accettabili. Era abbastanza sporco, devo dire questo. Qualsiasi cosa era un po' lurida, un po' sudicia, come piace a noi. Forse la cosa più pulita, ma perché secondo me nessuno ci va, è il bagno. È vero, paradossalmente la cosa più pulita, sì, era il bagno in comune. Niente ragazzi, questa è stata la nostra esperienza. Non fatelo a casa, o se lo fate, fatelo con le dovute precauzioni. Noi vi salutiamo, ringrazio Daniel come sempre per seguirmi in queste avventure. Ringrazio voi per il supporto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao.